Che si è occupata di vari temi, diciamo, di carattere storico, di storie prese dalla realtà, con ottimo piglio, diciamo, romanzesco, e in questa sua ultima opera, Concerto a Fes, in qualche modo, pur se la frase è abusata, getta davvero un ponte culturale col Marocco. La giovane Nora, una trentenne, è una pianista di grande pregio che viene educata in Occidente, i suoi genitori vivono sul Lago Maggiore, ma le sue radici sono marocchine. Poi dopo questa cosa, fra l'altro, sarà anche un po' messa in dubbio dall'andare avanti della storia, perché ci sarà anche un'origine familiare della madre Anna che qualche modo viene messa in dubbio, viene proposta in modo diverso, ma comunque loro crescono come marocchini. Poi la famiglia decide di stabilirsi in Italia. Allora, il retaggio culturale di Nora però è interamente marocchino. Lei ha la nonna ancora a Fes, no? La città marocchina di Fes, dove è invitata a tenere un concerto di musica classica, no? È invitata dal consolato italiano a Fes. È l'occasione del rientro nei luoghi natali, ma anche del ricordarsi, attraverso le conversazioni con la nonna, quali sono proprio le differenze culturali fra, ad esempio, la società marocchina e quelle occidentali. Le differenze culturali che possono vertere anche sulla musica, perché in qualche modo la musica classica non è considerata come quella, fra virgolette, giusta per le giovani donne musulmane e marocchine anche, no? Nonostante questo, poi Nora fa la sua carriera, ha anche un duo con un violinista francese molto in gamba. Insomma, lei si muove in questo mondo concertistico e riesce a ritagliarsi il suo spazio. Però, ecco, diciamo, il romanzo parte da questo confronto, da questo ritorno alle radici, e poi si sviluppa su tutta una linea anche, appunto, di origini anche un po' inedite di questa famiglia della madre di Nora, Anna. C'è anche un rapporto sempre presente e vivido con la madre nel romanzo, e soprattutto, diciamo, il pregio maggiore di questo romanzo molto interessante e ben scritto di Annalina Molteni è proprio quello di mettere a confronto le due culture, che poi qui da noi in Occidente convivono in qualche modo, e essendo anche la gente del Marocco abbastanza presente nelle nostre regioni, Francia, Italia, anche Svizzera. Il pregio, dicevo, soprattutto del libro, è di presentarci in modo adeguato, pur con i suoi anche dettami abbastanza intransigenti in alcuni casi, diciamo, della società tradizionale, la cultura del Marocco, che è una cultura splendida e che, insomma, si intuisce dal romanzo, in qualche modo anch'essa si va modernizzando, perché, diciamo, tutti questi suggerimenti, se suonare la musica classica o no, a questo punto sono veramente suggerimenti e non impedimenti.